sera ospitiamo quindi in questa conferenza il lavoro di Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini. Da un punto di vista, se volete, potrebbe dire che ci troviamo nel clima della conferenza precedente di Vincenzo Latina, Mauro Galantino, che è stato il primo delle conferenze. È un neorazionalista come architetto, neomoderno come architetto, Vincenzo Latina, Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini si trovano in un contesto, in un clima un po' diverso, enfatizzando soprattutto sul rapporto tra architettura e il contesto, cioè lo spazio, sistema urbano in cui architettura è inserita. Non a caso Latina lavora presso il contesto storico siculo di Siracusa, Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini lavorano in città storiche, hanno già lavorato presso città storiche dell'Italia centrale e settentrionale e ovunque altrove, anche all'estero. Il loro approccio appunto è sempre uguale, non a caso Carlo Cappai è di origine veneta, di Venezia, è in una città in cui la presenza della memoria è molto forte, in una città d'altronde che ha ospitato, ha fatto nascere come architetti come Carlo Scarpa, di cui penso che tutti questi architetti in un certo senso sono discepoli. Maria Alessandra Segantini arriva, è nata a Treviso, in una città nell'area storica più larga di Venezia, dove le questioni della memoria e delle relazioni col contesto sono molto molto forti. Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini lavorano anche loro in un modo che l'abbiamo tradotto in greco come trascrizione di contesti. Cosa significa? Vogliono inventare un linguaggio, una lingua, un linguaggio architettonico indispensabile e comune in due, tra due linguaggi diversi e due tempi della lingua, dell'architettura, dello spazio in cui è inserita, spazio storico o spazio portatore di una memoria, in un altro spazio che dovrà ospitare l'intervento architettonico. Cappai e Galantini, che sono veramente giovani, rappresentano una nuova generazione. Abbiamo voluto in questa serie di invitare architetti della generazione più giovane, che sono molto rappresentativi dell'architettura italiana. Anzi, penso che il titolo della nostra, cioè cosmopolitismo e riflessione, non potrebbe andare meglio che Cappai e Segantini, che hanno un cosmopolitismo, una presenza internazionale non solo in Europa ma anche in America, con questa riflessione, questa rivelazione di un'architettura la quale non potrà esistere se non è in continuo dialogo con il contesto. Cappai e Segantini lavorano contro all'imitazione del passato ma anche alle tendenze di moda, ecco. Fanno parte di queste generazioni che non inventano l'architettura dell'immagine, la quale è autoreferenziale, come scrisse una volta un critico, è una specie di una nuova monotonia globalizzata, come anch'io ho detto, un manierismo anonimo internazionale, ma è un'architettura appunto che esiste quando è innestata nel contesto e nel contempo, costituisce una traduzione del, cioè innesto nel contesto e traduzione del contesto, questa nuova architettura. In conseguenza è un'architettura che ha a che fare con il patrimonio storico, l'eredità storica, è con un rifiuto della moda, un rifiuto dell'idea dell'architettura dell'immagine, di conseguenza una critica, diciamo, in questo concetto che pian piano comincia ad essere consolidata, forse è dovuto anche alla riflessione che ci arriva non solo dalla crisi che esiste ovunque, ma una nuova coscienza della realtà, dell'oggetto reale, delle questioni che l'architettura debba far fronte.
Cappai e Segantini, dunque, si sono laureati nel 91 della Facoltà di Architettura di Venezia, dove hanno anche insegnato, hanno dato molte conferenze presso il Museo dell'Arte Moderna di New York, al Columbia University, al Big Architectural Conference di Lubiana, al Museum di Leuven, hanno insegnato presso MIT, Cambridge, Syracuse University School of Architecture, Hassel School of Architecture in Belgio, come vi ho già detto, al UAV in Venezia, alla Facoltà di Architettura di Ferrara, e hanno vinto molti premi, cioè beati loro, come si suol dire, cioè, ci congratuliamo con loro, la medaglia d'oro dell'architettura italiana nel 2012, il Design Award nel 2011 a Berlino, sono stati dei finalisti al Miss Van der Rohe, questo premio molto importante, medaglia d'oro dell'architettura italiana del 2006, hanno partecipato a tante biennali di architettura, vedo all'ottava, dodicesima, tredicesima biennale di architettura a Venezia, hanno esposto a Milano, a Boston, a Cité d'Architecture, de Patrimoine a Parigi, all'Architecture Center del Museum di Vienna, S. Monaco, in Colonia e a Londra anche. Avviandomi alla conclusione, vi vorrei citare alcune cose che ha scritto Fulvio Irazzi, un critico italiano che alcuni si ricorderanno era nella commissione precedente dei premi architettonici dell'Istituto Ellenico 3 o 4 anni fa. In un suo testo sull'architettura europea scrive questo appunto, che rifiutare la riconoscibilità delle immagini mediata fa che il valore del progetto non è dovuto solo all'oggetto, ma al rapporto con il paesaggio. Interventi come quello di Vincenzo Rotina, d'Artemisio in Ortigia, Siracusa, che abbiamo visto nella conferenza precedente, o Cappai Segantini a Sant'Erasmo presso l'Arsenale di Venezia, sono degli esempi veramente molto importanti. In questi interventi il patrimonio non è un dato storico museale, ma un'eredità, un capitolo che va attivato, che ci arriva dal passato in una nuova vita del presente. Così un'architettura della coscienza che in colloquio tramite i vuoti urbani e tramite il completamento di un contesto urbano tra memoria e futuro, è un'architettura che nello stesso tempo è politically corretta, senza mettere in risalto questa egopatia dell'architetto, un'architettura appunto che prende molto seriamente in considerazione i desideri del cliente, dell'utente o del committente, ad ogni modo comunque che sta combinando tanto con le questioni ambientali che ogni talvolta un'architettura, cioè non protagonista per forza, ma al servizio di un contesto armonico in un dialogo tra il passato e il futuro. Ciò ci dirà Carlo Cappai stasera e lo ringrazio dell'invito. Mi scuso ancora per la mancanza del mio partner Alessandra Segantini, che purtroppo non è potuta venire con noi, e grazie delle belle parole che Andreas ha dato sul nostro lavoro e sulla l'importanza che noi diamo all'architettura. Una brevissima introduzione per inquadrare qual è il tema e potremmo dire il significato che vorremmo dare a questa lecture. Cioè, legata un po', se vogliamo, a quello che è successo negli ultimi anni nell'architettura, potrei dire gli ultimi, prendiamo anche l'ultima decina d'anni, in cui in qualche modo il gigantismo dell'architettura, la costruzione solo di prodotti architettonici, ha fatto sì che in qualche modo l'architettura diventasse un servizio, diciamo,
realizzato sostanzialmente per produrre prodotto interno lordo, per produrre cose che molto spesso, qui vediamo non so, degli esempi diciamo, che tutti conoscono sulle ghost cities in Cina ad esempio, che serviva solo per produrre, per fare in modo che qualcosa venisse realizzato, ma non il perché questo venisse fatto. Noi crediamo che dalle domande che erano cosa e come fare l'architettura, oggi dobbiamo cambiare completamente obiettivo, ritornare se vogliamo un po' all'origine del perché siamo architetti, del perché facciamo questo mestiere, e cominciare innanzitutto a domandarci perché lo facciamo, dove lo facciamo, con chi, per quale motivo, quali sono le esigenze che dobbiamo sostanzialmente risolvere e riportare sostanzialmente l'architettura a quello che è la responsabilità dell'architetto. Ed è per questo motivo che crediamo che in qualche modo ci siano, non dico alcune parole che chiarificano il significato che noi diamo ai nostri progetti, ma in qualche modo la possibilità di cominciare a trasformare le cose più che a completamente demolirle, per esempio, a fare delle addizioni a delle architetture piuttosto che pensare che l'unico sistema sia demolizione, ricostruzione, utilizzo ancora di suolo, spreco ancora di suolo. Lo spazio nel quale siamo cimentati con molta, molta passione per un periodo molto lungo è quello che, diciamo, che ci ha visto quasi nascere come architetti, quella della Laguna di Venezia. E da questo partirei per provare a esemplificare in qualche modo quello che è l'atteggiamento dello studio e quelli che sono alcuni risultati che lo studio ha prodotto. Provando a immaginare come in qualche modo la presa di coscienza di un luogo è il primo e fondamentale passo che deve avere a nostro avviso un architetto nel momento in cui decide di fare un progetto. E il modo in cui entra all'interno delle radici di un ambiente, di una comunità, di un ambiente che può essere sia naturale che artificiale. E quello di Venezia lo conosciamo bene, sappiamo che è particolarmente, potremmo dire, difficile, e ha una caratteristica che abbiamo trovato a Venezia, ma che possiamo trovare quasi sempre quando facciamo un progetto, e cioè il fatto che sia mutevole. Cioè in qualche modo il progetto non è un progetto chiuso, che ha già ha un obiettivo e quindi già una linea assolutamente retta per arrivare al risultato. A Venezia questo è chiarissimo, non so, c'è un'immagine qui che potrebbe essere, diciamo, evidente. Questo è un momento in cui a Venezia c'è l'acqua alta. I veneziani segnavano sempre la fine delle loro fondamenta con queste grandi pietre, diciamo listoni di pietra d'Istria bianchi, che segnavano la fine dell'acqua e l'inizio della terra. Ecco, basta una banale alta marea per ridicolizzare questo limite estremo e chiaro e farlo diventare invece in qualche modo una continuità, oppure o semplicemente forse anche una nebbia interna alla laguna, assolutamente normale, quasi sempre presente, per poter modificare i confini dell'architettura e delle cose che ci stanno intorno. Per cui È per questo motivo che noi crediamo che è proprio l'approccio e l'atteggiamento che bisogna avere nei confronti di un progetto ad essere aperto e disponibile in qualche modo a mettere in equilibrio, a ritornare a mettere in equilibrio il nuovo progetto rispetto alla situazione nella quale ci si trova ad occupare. È un atteggiamento che la Serenissima, i veneziani per secoli hanno adottato. Questa è un'immagine paradigmatica, io credo. Si tratta della difesa del porto, dell'entrata al porto di Venezia, la difesa principale, quella del porto di Sant'Andrea. Cosa sono? In realtà Venezia era una città che era difesa non da mura,
come molte delle, diciamo, delle città costiere, ma per esempio, come in questo caso, da strumenti che venivano attivati solo al nel momento in cui questi servivano. Queste sono un sistema di catene che venivano tirati da un lato all'altro del porto e venivano messi in tensione e quindi salivano fuori dall'acqua e impedivano l'ingresso delle navi nel momento in cui ci fosse pericolo che queste volessero entrare nel porto senza essere bloccate. Questo è il sistema in cui Venezia si è in qualche modo proseguito ed è diventata grande e ha continuato per mille anni a esistere. Nelle grandi infrastrutture, anche potremmo dire nelle relazioni più che nelle guerre, se vogliamo, costruendo una rete diplomatica che gli ha permesso, soprattutto nella seconda parte del suo dominio, di vivere sostanzialmente in pace senza necessariamente costruire confini, o anche nella costruzione stessa della città. Questo è un dettaglio dell'aggiunzione di un muro portante rispetto ai solai. Ecco, il modo in cui si costruisce la città è in qualche modo sempre la ricerca di un sistema di elementi che nel suo complesso producono una situazione stabile, ma che è sempre pronta a modificarsi nel caso di un cedimento assolutamente normale, considerato il tipo di fondo che ha Venezia, o nel caso di modifiche legate allo spostamento degli elementi in legno di cui erano costruite le sue fabbriche. Questo tipo di atteggiamento, se vogliamo, noi crediamo, sia molto più vicino a una filosofia quasi orientale più che occidentale. Ed è per questo motivo che citiamo spesso il Trattato sull'efficacia di François Julien, che è un bellissimo saggio in cui si descrive in maniera molto efficace, come il titolo del libro, la sostanziale differenza tra l'approccio, potremmo dire, ai problemi o alle difficoltà nella filosofia orientale e in quella occidentale. Quella occidentale, in qualche modo, banalizzandola, la conosciamo, procede forse per schemi e per obiettivi da raggiungere. Quello orientale, in qualche modo, anche in questo modo, sempre andando a una semplificazione estrema, procede più come un percorso più che necessariamente un punto di arrivo. E questo, secondo noi, è potremmo paragonarlo al metodo che noi generalmente utilizziamo per ogni nostro progetto. Parlando di un esempio concreto, quello che noi abbiamo avuto la fortuna di fare è di occuparci di un'intera isola a Venezia, è l'isola di Sant'Erasmo, quella che vedete segnata in rosso, è l'isola più grande della laguna, è chiamata l'isola Orto di Venezia. Potremmo dire Venezia oggi viene percepita dai turisti che velocemente la inseguono solo per quella che è la città storica, il centro di Venezia. Però non è mai stato così. Venezia era un arcipelago, non solo di isole del centro della città, ma soprattutto un sistema organizzato per cui c'erano in qualche modo delle specializzazioni satelliti. L'isola di Sant'Erasmo in questo caso era l'isola Orto di Venezia, che forniva quotidianamente alla città i beni alimentari. Murano, sappiamo, è l'isola del vetro, Burano l'isola dei merletti e dei tessuti, per cui il lavorare all'interno della laguna vuol dire ritornare all'origine, ritornare a capire che Venezia è l'acqua all'interno della quale l'isola sta. E quindi, quando abbiamo ricevuto l'incarico di,
di lavorare sull'isola di Sant'Erasmo, ovviamente abbiamo fatto un passo indietro, cercando di ritornare a capire all'interno di quale contesto eravamo. Adesso io non sto a spiegare ovviamente diciamo, punto per punto il sistema di mappatura che è stato fatto, ma noi chiamiamo questo metodo in qualche modo la ricerca di una mappa delle potenzialità. Questo vuol dire che l'analisi a 360 gradi, quindi a livello urbanistico ovviamente, fisico, ecologico, legato alle produzioni, alla pesca in questo caso, a quelle che sono state le tracce storiche che sono rimaste all'interno della laguna, ecco, tutto questo fa parte di un insieme di layers che caratterizzano e specificano un ambiente. In questo, ad esempio, è la rappresentazione diagrammatica di quello che è, di quelle che sono la presenza delle fortificazioni da quando siamo sotto la Repubblica di Venezia, quindi solo 6 forti difendevano la città, a quando invece Venezia viene occupata prima dai francesi, poi dagli austriaci, che non fidandosi dell'acqua, perché non la conoscevano, hanno cominciato a questo processo, chiamiamolo, di territorializzazione della laguna. L'hanno riempita di elementi nella speranza che questi servissero poi alla fine a poterli controllare, e cosa che poi invece ovviamente Venezia nel suo intimo ha rifiutato. Questa analisi ovviamente si occupa anche di micro elementi, cioè diciamo di tutte quelle piccole costruzioni che in modo quasi spontaneo nascono all'interno del sistema lagunare, che è legato anche al modo in cui gli abitanti delle isole usano la laguna: piccoli pontili, piccoli approdi, segnali di navigazione, tutta una infinita rete molto, molto interconnessa di elementi che producono poi alla fine un sistema abbastanza chiaro alla lettura. L'isola stessa è stata analizzata dai punti di vista di cui parlavo prima, quindi rispetto ai segni del suolo, dell'acqua, delle strade che ci sono all'interno, le vegetazioni, l'accessibilità, le strade interne. Questo per costruire, sempre come diagramma, la fitta rete di connessioni che ci sono in realtà all'interno dell'isola, per arrivare alla conclusione di quella che viene chiamata appunto questa mappa delle potenzialità, che individua alcuni punti topici, importanti, che poi l'amministrazione ha deciso di sviluppare. Il lavoro su quest'isola è durato circa una decina d'anni, è durato 8 anni. E il tutto nasce per una questione legata sostanzialmente alla difesa dalle acque alte. L'isola era stata, dopo la grande alluvione del 66, è stata completamente circondata da una muraglia di cemento sostanzialmente, che aveva completamente bloccato la relazione in qualche modo degli abitanti tra la parte a terra e l'acqua. Ovviamente la necessità invece di continuare ad avere relazioni perché per il trasporto di materiali, per la vita normale, è stato osteggiato dagli abitanti, che in maniera autonoma hanno cominciato a segare queste pareti, si sono aperti dei varchi, hanno quindi rimesso in difficoltà, nel momento in cui ci fosse l'alta marea, rimesso in difficoltà la sicurezza dell'isola. E quindi il magistrato alle acque, che è l'ente che sovrintende la gestione delle acque, dei canali di Venezia, ha incaricato noi, assieme a un gruppo molto, molto composito di progettisti, di ingegneri, di idraulici, di occuparsi dell'isola nel suo complesso. Questa è una cosa molto interessante, perché è strana per l'Italia, che generalmente si occupa a spot degli elementi. Qui è stato in grado di favorire un progetto, potremmo chiamarlo integrato, in cui si favoriva di nuovo la coltivazione degli ambienti, venivano riqualificati
i siti specifici. Ci sono due forti all'interno di quest'idola che sono diventati parte integrante del sistema espositivo che viene utilizzato per la Biennale di Venezia e diciamo tutta una serie di servizi alla popolazione. Introduco il primo di quelli che noi abbiamo chiamato adapters, cioè potremmo dire traduttori, ma non solo traduttori, sappiamo che è quasi un gioco questo, ma vogliamo dire che è facile da ricordare come quando noi giriamo per il mondo troviamo diversi tipi di spine semplicemente per poterci collegare e connettere alla rete. Ecco, l'adapter è potremmo dire è il sistema che ci permette di mettere insieme le due culture, ma è una cosa molto semplice, è una tecnologia, se vogliamo, soft, no? E permette a due mondi che sembrano molto distanti di potersi unire, di potersi connettere. E noi chiamiamo così alcuni interventi, in alcuni casi possono essere edifici, in altri casi sono elementi anche più deboli degli edifici, ma che sono in qualche modo il tramite per cui una sorta di traduzione avviene all'interno dei paesaggi. Questa è la Torre Massimiliana, anticamente circondata dall'acqua, e dopo la fine della Repubblica, quando è passata in mani italiane nel 66, cosa succede? Diventa uno spazio per sfollati. Il suo terreno viene quasi completamente, cioè i suoi terrapieni, la sua acqua attorno viene completamente chiusa e diventa sostanzialmente un orto. Il tema che ci viene chiesto è quello di poterla riutilizzare come un piccolo museo e spazio culturale. La prima cosa che pensiamo di fare innanzitutto è, dove possibile, riaprire il circuito dell'acqua e secondariamente la possibilità di non intervenire all'interno dello spazio più originale, quindi la torre in sé, questo massiccio torrotto in mattoni di 2 metri di diametro. Assolutamente regolare, se non per i punti in cui è stato mangiato dagli interventi dell'uomo. E quindi, volendo preservare il più possibile la torre, ricostruiamo il terrapieno che era stato demolito nelle epoche precedenti e lo sostituiamo con questo adapter, con questo elemento potremmo dire non propriamente tecnologico, ma che contiene tecnologia. All'interno ci stanno tutte quelle strutture tra virgolette sporche, i servizi, i depositi, tutti quegli elementi che all'interno di una struttura così particolare come quella di questa torre circolare avrebbero sicuramente occupato spazio invece preziosissimo. È sostanzialmente un volume di servizio, come tanti di quelli che si trovano all'interno della laguna, e quindi è costruito con elementi di legno e, per quello che riguarda l'esterno, è costruito di terra. In qualche modo cerca di adattarsi al luogo. Generalmente gli elementi di servizio anche all'interno della stessa isola sono comunque costruiti con strutture che potremmo dire quasi temporanee, ma sono costruite così, le cavane, i ricoveri delle barche e gran parte di tutto quello che si trova all'interno dell'isola o della laguna. In realtà questa sorta di cordone ombelicale che unisce questo terrapieno con la Torre Massimiliana irradia all'interno tutti i fluidi, sia da un punto di vista del riscaldamento, dell'illuminazione, che gli apparati di servizio di sicurezza ed altro, in una maniera anche in questo caso se vogliamo molto rispettosa di quello che è la struttura esistente. Passa in una situazione interrata e poi da questo sale fino al primo piano e alla copertura.
Ovviamente c'è stato un rilievo molto accurato di quello che era la situazione preesistente, la scelta di quali sono gli interventi di ricucitura di quello che è tutto il paramento esterno e di intervento su quello che era la struttura, diciamo, quello che era rimasto in qualche modo di questa torre. Durante l'epoca recente erano stati introdotti dei solai in cemento armato che sono stati eliminati e sostituiti con una struttura che da un punto di vista della geometria ricalca quella originaria in legno, ma dal punto di vista ovviamente statico invece è stato realizzato in acciaio e che contiene al suo interno tutti gli elementi dell'illuminazione per quello che è poi la sua funzione museale. I serramenti stessi, le vetrate stesse, sono il sistema di illuminazione, come voi vedete, e tutto è contenuto all'interno di questo solaio orizzontale e questa vetrata verticale, che sono comunque rimovibili, nel senso che nel momento in cui si volesse ritornare alla condizione originaria, quindi alla pura struttura in mattoni, questo sarebbe sempre possibile. Questo avviene anche all'interno della piccola corte interna, dove le bucature che sono state realizzate durante l'epoca dell'ultima dominazione, diciamo, italiana, vengono richiuse con elementi in legno che invece cercano di dare continuità alla struttura invece in mattoni dell'edificio. Ovviamente viene ricostituita l'acqua al suo interno. E come dicevo, tutto ciò è legato inizialmente non tanto all'idea di dover fare un centro culturale, ma all'idea che per ripristinare il circuito organizzativo dell'isola si possa partire anche da un centro culturale legato al fatto che debba essere difeso dalle acque alte, legato comunque a quello che era la condizione della città. Questo è un diagramma che descrive come pian piano la città si era allontanata l'isola si era allontanata dall'acqua, tant'è che intervenuti su questo manufatto storico più prezioso, se vogliamo, poi ci viene richiesto di poter intervenire anche su questo sistema, appunto, di rottura sostanzialmente di questo limite, di questo confine che aveva l'isola. E questo avviene con una serie di elementi che permettono. Noi sappiamo che l'isola doveva essere difesa fino a una certa quota, sempre per la questione dell'acqua alta, e questo avviene creando sempre degli sfalsamenti, delle differenze di quota, per cui comunque sia facile e possibile agli abitanti di poter superare questi dislivelli e riconquistare quindi la possibilità di entrare all'interno sulle loro barche in acqua. Gli interventi nell'isola sono numerosi. In alcuni casi ci viene chiesto di fare delle cavane, sono i ricoveri delle barche. C'è un punto di primo soccorso, vengono appunto rifatte parte di queste rive. C'è un progetto per realizzare e ripavimentare il piccolo centro di questa città. E si individuano alcune zone che potranno avere delle caratteristiche specifiche, come quelle di una spiaggia sul lato sud e la realizzazione di un depuratore per l'intera isola sul lato nord. Ci occupiamo anche delle strade, nel senso che abusivamente ci sono delle macchine nell'isola, vengono tollerate perché sono delle sgangherate 500, e quindi le strade che vengono c'è solo una strada che viene in parte asfaltata, le altre vengono lasciate sono strade bianche, e queste vengono realizzate solo costruendo ad esempio un bordo, che è quello solo questo lato, il lato sinistro in questo caso. Viene costruito su un lato che serve per poter anche posare l'infrastruttura elettrica della strada. Questi sono
esempi, diciamo, in giro per l'isola in cui si vede queste sfagliature, queste aperture di alcuni ponti, altri elementi che caratterizzano poi alla fine questo progetto. Uno degli elementi speciali, particolari, che ci viene chiesto è la costruzione di un depuratore, un progetto sostanzialmente tecnologico. È divertente perché noi veniamo chiamati in causa su questo, che doveva essere in realtà un progetto realizzato dalla società di ingegneria che ci coadiuvava all'interno del gruppo di lavoro. Essendo un depuratore, un impianto tecnologico, avevano pensato di poterlo realizzare loro producono questo disegno, e quando arriva in sovrintendenza la sovrintendenza fa un salto sulla sedia, perché quello che gli è arrivato era una specie di capannone industriale posizionato in uno dei punti più belli della laguna, per cui ci dice loro di rifare tutto e di chiamare gli architetti che già avevano lavorato nell'isola che continuassero a fare il loro mestiere. Per cui quando pensiamo a questo tra virgolette impianto tecnologico, in realtà noi pensiamo invece a poter fare necessariamente un progetto di landscape che si occupasse di quello che è la massa all'interno di una situazione come quella dell'isola. Questo è uno dei forti che ci sono all'interno dell'isola, una massa di muratura. Il nostro progetto è sostanzialmente questo, cioè noi pensiamo di costruire 4 murature molto importanti all'interno delle quali si possa poi alla fine costruire il depuratore. E questo sistema di murature è inserito all'interno di una sequenza che invece è il disegno del paesaggio, in cui linee di vegetazione diversa vanno e riverberano poi quello che è la linea delle murature. L'edificio stesso viene costruito con parte mescolando parte di materiale di cemento con il terreno, con la terra che c'è a disposizione, per amalgamare di più l'edificio al suolo. E poi, cosa assolutamente sostanziale, tutto quello che non aveva necessità di avere contatto diretto con operai o persone che dovessero lavorare all'interno viene interrato. Questo fa sì che alla fine l'edificio compaia all'interno del paesaggio in maniera particolarmente non presente. E questo tipo di, potremmo dire, di asciuttezza nel design, di linearità, è ovviamente ottenuto facendo un grande lavoro sui dettagli, anche se l'edificio alla fine sono 4 muri, come ci hanno detto i nostri figli, nel senso che ho detto, ma com'è? Avete fatto solo 4 muri, perché lo sponsorizzate così tanto questo progetto? Ma in realtà, per riuscire a fare 4 muri senza linee di gronda, senza tutta una serie di elementi che di solito compaiono, il lavoro è stato molto difficile. Ecco, questi 4 muri si inseriscono all'interno del territorio in questo modo. Un sentimento che è vicino a quello che questo artista, Liu Bolin, non so se lo conoscete, è un artista giapponese che ha operato anche a Venezia per un periodo di tempo, in cui in qualche modo costruisce delle situazioni per cui lui si mette all'interno di un paesaggio, in questo caso in un'arena, si dipinge il suo corpo e alla fine si fotografa con una tecnologia, da un punto di vista del modo in cui produce queste immagini, altamente sofisticata, ma con un sistema che è, a nostro avviso, eccezionale, perché si presenta quasi come un'interferenza all'interno di un paesaggio. Ecco, noi pensiamo che se ci riescono le nostre architetture, quando sono in condizioni così particolari,
particolari, siano sostanzialmente, possano essere considerate delle interferenze, ma che continuino a dare la continuità, appunto, di un racconto, della continuità di un paesaggio. Questo è sempre lo stesso artista che si è, diciamo, mimetizzato in Piazza San Marco. Sempre questo lavoro ha a che fare con il tempo, con quella sottrazione di materia che il tempo fa. E alcuni dei nostri lavori in qualche modo inducono questa sottrazione. Il tipo di cemento che noi abbiamo utilizzato per questo edificio è stato disattivato e sabbiato quando ancora il cassero era, diciamo, appena stato tolto, e questo ha permesso di indurre il primo stadio, potremmo dire, di invecchiamento dell'edificio, per arrivare a una condizione che potremmo dire non proprio completamente diversa e lontana da quello che è successo, ad esempio, all'interno della torre, nel momento in cui abbiamo, per necessità in alcuni casi, ricostituito invece parte del paramento murario. Per cui a noi pare che queste due immagini non siano poi così, così lontane. Questo l'ho inserito perché è un altro depuratore, siamo su un'altra scala, siamo a Conza, siamo in centro Italia, è un progetto che purtroppo non abbiamo realizzato, ma il tema, diciamo, della depurazione in questo caso, da un punto di vista architettonico, è stato affrontato come la riorganizzazione delle cellule disperse di quello che era questo grande impianto di depurazione. Il programma ci veniva dato dal committente, che era una società di ingegneria che doveva realizzare diga diciamo, e tutto quello che ci sta attorno a questo depuratore, e queste sorte di cellule impazzite che riempivano quasi tutto quanto il terreno a disposizione sono state da noi riorganizzate in elementi, potremmo dire, omogenei, che potessero costituire delle figure all'interno dello spazio, e poi alla fine, diciamo, riconfigurate fino ad avere questa sorta di composizione di più elementi che alla fine giocano con il movimento del suolo e con la costruzione di un, diciamo, di un nuovo paesaggio. Parlando sempre di, diciamo, adattatori, qui siamo di nuovo a Venezia, e un piccolo intervento all'arsenale di Venezia, questa è la darsena grande dell'arsenale vecchio, e in questo piccolo edificio si realizza in qualche modo uno di questi elementi che potremmo dire che sono modificatori e traduttori del linguaggio. Questa era una delle tese dell'arsenale, che viene restaurata, ma quello che è importante forse non è quello che c'è all'esterno, ma quello che succede all'interno, perché uno degli elementi che c'è più caro all'interno delle tese dell'arsenale è quello della percezione del vuoto che c'è al suo interno, questa sorta di presenza della mancanza delle navi. Quelli erano spazi che erano, diciamo, abituati ad essere invasi da grandi strutture, da grandi elementi, e dopo lasciati liberi e poi di nuovo invasi. In questo caso la struttura che noi poniamo all'interno di questo spazio cerca di concentrare tutte le condizioni tecnologiche, se vogliamo, in un unico elemento che serve a catalizzare al suo interno tutte queste necessità per poter lasciare libero il resto. È questa sorta di... la gente che lavorava all'interno di questo cantiere l'ha subito denominato il relitto. Noi siamo stati contenti di questa loro, come dire, di questo loro battesimo, perché in effetti questa sorta di elemento che si infila all'interno delle capriate, che così ha una unica porta, ha dei piccoli segni, forse non si capisce quasi a cosa potrebbe servire. Di fatto questo
questo piccolo edificio all'interno dell'arsenale sarà la stazione di controllo del controllo delle paratie mobili del MOSE. Non so se lo sapete, è quel sistema che nel 2016, quando verrà, permetterà di chiudere e aprire le bocche di porto di Venezia. La centrale di controllo sarà all'interno di questo edificio, per cui di fatto la gran parte delle strutture da un punto di vista tecnologico è stata posizionata in un interrato, cosa che a Venezia è assolutamente inusuale, perché c'è ovviamente una grande paura delle inondazioni, e al piano superiore c'è solo questo elemento che contiene parti di struttura. Questa è la scala che scende all'interrato, questa diciamo è il modo in cui si infila all'interno. Ecco, il lavoro che viene fatto in questo caso ha a che fare con una particolare capacità della luce di interagire con gli elementi architettonici in città. Questa sorta di rottura della riflessione che avviene quando ci si specchia sull'acqua, ma non solo. Ci ricorda in qualche modo questo lavoro di questo altro autore giapponese, il lavoro sulle tessiture, sulle trame, su quelle che possono essere non dei segni netti e decisi, ma diciamo delle tracce. Ecco. Queste sono le tracce della pelle dell'anziana madre, dell'autrice. Noi qui abbiamo lavorato facendo in modo che l'edificio riuscisse a produrre queste tracce. Il tetto che abbiamo dovuto sostituire è stato sostituito appunto con un sistema di cellule fotovoltaiche stampate direttamente sul vetro, in maniera tale che la luminosità all'interno potesse rifrangersi da un lato all'altro dell'edificio e in qualche modo dialogare con quelli che sono i pixel dell'edificio stesso, se vogliamo gli elementi minimi della muratura che dialogano appunto con gli elementi in vetro. E le uniche strutture che vengono inserite all'interno di questo capannone sono queste grandi vetrate in vetro con delle piccole sottili strutture verticali che poi alla fine permettono una totale permeabilità di tutto l'edificio. Il più grande degli adattatori che ne abbiamo realizzato è sempre a Venezia ed è l'edificio per il nuovo tribunale. Siamo a Piazzale Roma, uno spazio potremmo dire ibrido, molto strano, diciamo anomalo per la città. È uno spazio in cui arrivano macchine, arrivano barche, arrivano pedoni. Adesso arriva anche un piccolo treno che porta i turisti dall'isola del Tronchetto fino a Piazzale Roma. All'interno di questo spazio una vecchia fabbrica di tabacchi dismessa viene affidata a un concorso internazionale. Il nostro gruppo, molto composito anche in questo caso, vince questo concorso e quindi viene realizzato questo progetto sull'intera area. Poi in realtà per adesso è stato costruito una parte, fortunatamente la parte di cui ci siamo occupati noi, che è il primo degli elementi che adesso si trova che fronteggia la Piazzale Roma. In un piccolo spazio, quello che proprio è stato lasciato libero all'interno della città, ci siamo inseriti con una struttura che da un certo punto di vista potremmo dire è semplice, è archetipica forse da un certo punto di vista. Si infila nel leggero spazio a disposizione e costituisce una sorta di, per come è formato e per le funzioni che ha, una sorta di innesto che permetterà però a tutto il sistema, una volta andato a regime, di funzionare. Infatti, dei 7 piani di cui è composto, 2 sono occupati da strutture di uffici, di archivi e altre cose di questo genere, e tutti gli altri sono invece dedicati alla produzione del calore dell'intero compendio. Quindi un vero e proprio, potremmo dire, spina che permette il funzionamento di tutto quanto il sistema.
non è un elemento particolarmente evidente se vogliamo pensare rispetto allo skyline della città. È in sequenza con quello che è il nuovo ponte di Calatrava, ha come dire una sagoma, non dico anonima, ma in qualche modo semplice, archetipita, e si infila all'interno di questa struttura esistente. Va a prendersi lo spazio che, diciamo, che c'è a disposizione. È una cosa abbastanza classica in città, trovare case che vengono tagliate perché riescono a stare dove c'era posto, e si presenta sul grande vuoto di Piazzale Roma, affacciandosi sullo spazio vuoto. Quello che in qualche modo noi abbiamo fatto è stata, come dire, una trasformazione genetica della serie di elementi seriali che ci sono sul suo fianco, per cui di fatto la tesa, che è l'elemento originale della costruzione delle case a Venezia, viene strecciata in lunghezza e eccitata in altezza, fino appunto a infilarsi all'interno. Una lunga scala a rampa lettilinea corre per tutta quanta la sua altezza. Lo spazio a disposizione era molto, molto limitato, per cui tutti gli elementi sono stati studiati per fare in modo che quanta più luce possibile potesse entrare da questo sottile spazio di circa 2,50 m e portare la luce al piano terreno. E anche in questo caso la luce difficilmente entra nelle calli veneziane, si fa, come dire, fa la sua fatica, e questo suo scorrere all'interno dell'edificio poi alla fine produce elementi di questo tipo. Il tipo di struttura del muro è importante in questo caso, perché la muratura è molto profonda, arriviamo a 1,50 m, perché tutto il sistema di produzione di energia avviene in questi ultimi piani, e questa deve passare all'interno di questa parete perimetrale, arriva fino nel tempo, dovrebbe prendere una colorazione simile a quella della chiesa di San Simeone, che dopo 100 anni diventerà verde. Questo è il fronte, uno dei fronti. E qui ci sono, sempre parlando di innesti, diciamo, alcuni elementi minori. Questo è un ingresso che abbiamo disegnato per gli ingressi della Biennale. Queste sono le biglietterie. Era un progetto per una Biennale d'arte. In realtà è stato un progetto interessante perché alla Biennale l'ingresso era un tubo, non era una porta, era un percorso di fatto, era un'esperienza che doveva essere fatta e non una cosa. Ti ringrazio moltissimo. Era un'esperienza che però si poteva riconoscere non solo in città, perché questo tubo è stato realizzato in un centinaio di pezzi che sono stati poi distribuiti in una quindicina di città in Italia. Contenevano al suo interno alcune indicazioni su quella che sarebbe stata la Biennale di quell'anno, ma soprattutto permettevano la modificazione dello spazio, anche semplicemente con l'inserimento di un elemento speciale all'interno di uno spazio precostituito. Una cosa simile abbiamo fatto sempre per la Biennale, nella 60ª mostra d'arte cinematografica, con la passerella per gli artisti. In questo caso la passerella, invece che essere una normale passerella lineare, è stata disegnata per far sì che ci fossero più condizioni diverse per gli artisti di poter farsi vedere. Ci raccontava infatti il direttore della mostra quell'anno che molto spesso ci sono autori più o meno sconosciuti che in qualche modo si
potrebbero quasi vergognarsi di passare di fronte a una platea di, diciamo, di una folla che non li conosce, che non applaude, che non dice nulla, e quindi questi molto più volentieri passano molto velocemente e corrono all'interno, rispetto invece a attori più famosi che trovano questa passerella, invece che essere una passerella normale diventa quasi un palcoscenico, come per esempio in questo caso Woody Allen che l'ha inaugurata. Uscendo da Venezia abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare in altre città italiane, questa è Milano, e in questo caso abbiamo avuto una doppia fortuna, nel senso che prima di cominciare a lavorare su questo progetto, che sono delle residenze che vengono fatte in occasione dell'Expo di quest'anno, del 2015, avevamo da poco ho cominciato a lavorare con il professor Fulvio Irace su un progetto per la Biennale, Space City, che era un lavoro che ha approfondito il tema della facciata nell'architettura milanese degli anni 50. Molto utile. Noi abbiamo in questo caso curato il padiglione e la lezione di questo sistema di, come potremmo dire, di tessiture di facciate in questo caso è stata fondamentale per, diciamo, per capire in che modo poter intervenire a Milano in una situazione ibrida. Queste sono parti di modello del progetto di queste due, chiamiamole torri, sono edifici di 16-18 piani, non sono altissime, ma sono quello che sarà in qualche modo l'ingresso di un massing di edifici molto complesso nella zona appunto dell'Expo. E quello che è stato il nostro, diciamo, il nostro impulso, la nostra idea era quella, essendo noi come condizione all'ingresso, sono queste 15 torri realizzate da quattro studi di architettura italiani, ci sono Cinozucchi, Cucinella, ci siamo noi, ci sono un gruppo di giovani più legati alla proprietà. Ecco, essendo noi all'ingresso di questo sistema, avendo la fortuna di avere un parco di fronte, deformiamo i nostri edifici per poter, come dire, eccitare questa idea di intervento. Cosa importantissima nel momento in cui sappiamo lo spazio dove stare, dove fermarsi è da sempre per l'Italia, ma per in qualunque luogo, uno spazio di accoglienza. Tagliamo quello che era la torre, che c'è il volume che c'era stato dato, in due elementi che vanno poi a formare di fatto una sorta di dialogo tra di loro. A Firenze lavoriamo nell'area di Novoli. Il progetto è un progetto di Leon Krier originariamente come disegno iniziale, successivamente poi approfondito da Gabetti e Isola. Noi ci occupiamo di due lotti che abbiamo riunificato per poter dar loro una dimensione che fosse realmente quella di un lotto di grande dimensione fiorentina in qualche modo. Diciamo, è un circuito per cui questo è uno studentato con un elemento invece di servizi per gli studenti. Quello che il lavoro su cui ci siamo occupati in questo caso, cioè il tema che abbiamo sviluppato, è legato più al l'abbiamo trovato interessante in quanto potremmo dire opposto a quello che era il lavoro che noi abbiamo fatto su Venezia. Venezia, secondo noi, è una città in cui l'ombra caratterizza gli edifici, gli sfondati caratterizzano gli edifici. Potremmo dire l'assenza è più quasi importante della presenza. La lettura che noi abbiamo fatto di Firenze è quella di una città che vive sostanzialmente come masse. E queste masse hanno anche ridotto la loro presenza di ombre, quasi che sia una città, dal nostro punto di vista, modernissima, perché anche le tessiture di facciata sono molto compresse sul filo della facciata stessa. E quasi anche gli elementi più minimi, se vogliamo, della città
sembrano, come dire, essere rapportate rispetto a questo livello. Queste sono le botteghe di, diciamo, del Ponte Vecchio, con un design che potremmo dire quasi aerospaziale, in realtà sono in legno e sono all'interno probabilmente della stessa città, si prevede questo. La stessa posizione delle finestre, a differenza per esempio di quello che succede nell'area veneta, quando si chiudono stanno sul filo della facciata. Legandoci a questo abbiamo immaginato un edificio che quindi, ancorché avesse bisogno di avere aperture, finestre, tutto quello che serve per un edificio che deve essere abitato, fosse sostanzialmente una massa, e quindi è stato declinato seguendo due condizioni. La prima, una realizzazione continua di piccoli elementi orizzontali in legno che hanno fatto una sorta di, non potremmo chiamarlo un brisolail, ma una tessitura sull'esterno che però nella grande dimensione diventa una massa, e la costruzione di una parte dell'edificio, tutta la parte basamentale in muratura, in cemento armato a vista, e la parte superiore sempre in muratura, in questo caso muratura di vetro, in qualche modo mantenendo la condizione di grande peso dell'architettura, in questo caso, se vogliamo, austerità, che ci sembra sia uno dei aggettivi che potremmo dare all'architettura fiorentina. Questi sono alcuni spazi interni, la definizione delle scale che portavano ai piani superiori, la mensa, il cortile interno, la parte interna di questo edificio, questa parte in muratura in vetro. L'ultimo dei temi è, se vogliamo, un argomento, non a parte perché parliamo sempre di architettura, ma un tema su cui la nostra ricerca si è molto ha molto approfondito negli ultimi tempi, e cioè l'edilizia scolastica. Abbiamo avuto l'occasione di poter realizzare una serie di progetti di edilizia, soprattutto dei primi anni, diciamo, dalle scuole materne, scuole elementari, e in qualche modo abbiamo definito alcuni paradigmi per cui secondo noi le scuole devono essere realizzate. Questa è una delle prime che abbiamo realizzato, è una scuola materna nella pedemontana veneta, siamo vicini al greto del Piave, all'inizio delle montagne. Questa scuola si caratterizza per una costruzione assolutamente lineare, diciamo, e bassa rispetto al territorio, ha degli spazi vuoti all'interno, questa è una stanza dove i bambini più piccoli possono stare, ma soprattutto lavora sulla costruzione di ambienti che siano assolutamente legati alla dimensione di quelli che saranno gli utenti. Le finestre sono posizionate, hanno una dimensione tale per cui, ad esempio, gli adulti, per poter guardare all'interno, devono loro chinarsi, mentre tutto è disegnato per la dimensione dei bambini. C'è un codice di colori interno che permette, seguendo i vari gradi di età dei bambini, di poter dare loro una certa autonomia nel movimento nello spazio interno, per cui seguendo il colore giallo arriveranno alle loro aule, cioè praticamente ci sono dei codici di colore che i bambini molto facilmente riescono a capire, che gli permette di poter infilarsi, diciamo, nella porta giusta e poter andare nella loro classe. Quello che sempre ricerchiamo, e dopo lo vedremo sviluppato anche e declinato nelle scuole successive, è l'idea di una trasparenza sempre negli edifici, in maniera tale che tutti possano essere al corrente e presenti rispetto a quello che sta succedendo all'interno.
La scuola di Ponzano Veneto è un altro di questi esempi in cui, questo, dopo ritorniamo sulla scuola, questo è uno degli elementi che contraddistinguono per esempio il nostro come dire, intervento sulle scuole. Lavoriamo tantissimo con i bambini per far capire più a loro che ai loro genitori, se vogliamo, cosa, che significato ha quella scuola. In questo caso è stato realizzato uno spettacolo teatrale con i bambini che ne erano anche protagonisti, che è servito per far capire quali erano i principi che erano contenuti all'interno della scuola. In altri casi abbiamo realizzato delle vere e proprie storie illustrate da illustratrici per l'infanzia che servissero per far capire cos'era, in questo caso per esempio è la soluzione tecnologica che permetteva una ventilazione naturale dell'edificio. Le scuole sono anche in questo caso molto semplici. Questa è organizzata su una corte centrale, una scuola quadrata, ma quello che è importante è che in qualche modo noi diciamo che le nostre scuole sono delle scuole senza corridoi. Abbiamo liberato diciamo lo spazio dalla serialità del corridoio con aule annesse. Sono trasparenti, sono realizzate in maniera tale che si possa vedere all'interno quasi per tutta la loro lunghezza. Se vedete, le aule sono chiuse solo per metà della loro altezza, per il resto sono vetrate in maniera tale che sia dall'interno che dall'esterno si possa percepire cosa sta succedendo all'interno delle aule stesse. Ci sono portici esterni totalmente vetrate. Questa è l'organizzazione tipica della parete, e permette quando i bambini sono seduti di non distrarsi, ma quando si muovono all'interno della scuola di vedere cosa succede all'interno. Adesso queste aule qui sono diventate quasi delle vetrine, nel senso che ogni aula espone la produzione di quel periodo e permette così si sono innescati dei fenomeni quasi, potremmo dire, di concorrenza fra sezioni diverse, fra aule differenti. Il tutto ruota attorno a questa corte centrale che riunisce tutte le attività. La palestra è interrata, queste sono le aule artistiche. È una scuola, diciamo, che è a energia quasi zero, al tetto verde, a tutta una serie di dettagli tecnologici che permettono una ventilazione naturale costante. L'ultima scuola che vi mostro è una scuola sempre elementare, è un po' più piccola della precedente, e questo ha fatto sì che in qualche modo il meccanismo della scuola, molto compatta per questioni anche di carattere economico, portasse a una soluzione distributiva che alla fine è stata particolarmente, dal nostro punto di vista, interessante. Cioè, il cortile centrale in questo caso non riusciva a starci all'interno dello spazio che avevamo a disposizione. Abbiamo quindi pensato di poter utilizzare lo spazio centrale in una doppia maniera. Il cortile è stato sollevato al primo piano, in qualche modo, una corte che galleggia sul primo piano, e sotto questo cortile è stata invece posta la biblioteca scolastica. Era una funzione che non era necessariamente richiesta, ma che abbiamo convinto di poter, introdurre, in quanto una scuola di questo tipo, in un paese molto piccolo come quello di Chiarano, era importante che potesse diventare un nucleo catalizzatore, quindi utilizzabile anche dopo il periodo di apertura delle scuole, il periodo scolastico, per cui mettendo insieme esigenze dell'intera comunità con quelle della scuola siamo riusciti a utilizzare nello stesso spazio due elementi. Questo fa sì che all'interno della scuola c'è questa grandissima lanterna centrale, che poi è stata
in qualche modo utilizzata quasi come un giardino botanico, dove si fanno esperimenti anche di, diciamo, appunto con le piante, i bambini lavorano su questa cosa, e sotto di questa la biblioteca. Questa permette un'illuminazione eccezionale dell'intero edificio, e dove quasi mai praticamente si utilizza l'energia elettrica, e una continua soprattutto visibilità dell'intero, diciamo, dell'intera comunità. Una delle cose che riteniamo più fondamentali è quella di poter riprendere l'idea che un edificio scolastico sia un edificio che crea una comunità, non solo per i bambini, anche per i genitori che accompagnano i bambini, si uniscono, oggi sappiamo, nazionalità diverse, la scuola è uno di quegli elementi in cui più ci si incontra, più in qualche modo possiamo pensare di poter avere un, diciamo, un futuro davanti a noi. E quindi tutta la scuola è il più possibile trasparente, questo grande circuito di ballatoio che corre attorno a questa grande lanterna centrale permette sempre la visione di quello che succede all'interno. Ovviamente il gioco delle riflessioni di, diciamo, di questi vetri ha una sua parte, sia quando si rivolgono in questa che è parte della mensa, sia verso il giardino esterno, che quando direttamente guardano il bellissimo, la bellissima vigna che c'è fuori dalle loro aule. Qui si vede un po' meglio lo spazio del, diciamo, dell'orto pensile. Questa è la parte del ballatoio che corre sopra l'aula d'ingresso, è una struttura reticolare, un ponte vero e proprio in reticolare in legno. E questo è lo spazio visto dal piano terreno, e queste sono delle ultime foto dell'edificio. Ultimissimo. Se avete ancora un minuto di tempo per me. È una scuola speciale questa. In realtà nasce come doposcuola e adesso si sta trasformando in qualcosa forse di più, nel senso che è un doposcuola centro estivo che ha come particolarità il fatto che è costruito sostanzialmente da questo piccolo perimetro in calcestruzzo, molto grosso, è una muratura in calcestruzzo da circa 40 cm, ha un tetto sempre di 40 cm di calcestruzzo, non ha nessun tipo di isolamento termico e lavora solo esclusivamente con l'escursione termica della massa di questo calcestruzzo. Questo è un centro estivo per cui sostanzialmente è un grande ombrellone, diciamo, per i bambini che frequentano questo luogo. Una struttura molto compatta che deve difendersi dal sole del sud, questo è il lato sud, e che invece raccoglie al suo interno uno spazio assolutamente ombreggiato e fresco, appunto grazie alla sua massa. Una delle particolarità speciale, per cui almeno dalle nostre parti, è che questo centro estivo, oltre ad essere assolutamente proiettato verso il giardino esterno, assolutamente permeabile, ha al suo interno anche una doppia piscina per i bambini più piccoli e i bambini più grandi, che completa la struttura, diciamo, questa struttura scolastica. E con questo io ho finito. Thank you.